全てを奪われた。多くの兵が散り、多くの民が犠牲となった。わらわの愛する者、全て、奴はその全てを奪っていった。信じていた。わらわが愚かだった。黒い太陽、貴様は絶対に許さぬ。 たとえ我が命尽きようと、貴様だけをわらわが消し去ってやる。 Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Cominciamo benissimo con quelli che erano i ricordi, probabilmente, della principessa che Shuten Doji e Abil Guerriero stanno cercando. E dalla chiusura dello scorso episodio è chiaro che Summer è la principessa designata. E tra l'altro sembra che abbia proprio sognato gli ultimi istanti di vita della principessa. Che sogno strano. Ah, questo è doppiato però. Sole nero, chi sei? Ma piange, no, poverina. Dai 7 show. Yōkai tachi ga sumu sekai. Finalmente lo Yo-Kai World, e io dico alleluia. Era ora che si visitasse lo Yo-Kai World. Vai, finalmente. Allo Yo-Kai World, nello Yo-Kai World, ma non so preciso quale può essere il termine corretto, c'è la Gachaland, e Gachaland, beh, si spiega da solo il nome. O almeno questo è quello che suggerisce il nome, ma ci andremo oggi, spero, a meno che non debba fare 3 missioni chiave per forza. Allora Isabella, come stai oggi? Il tuo corpo si sta riprendendo? Sì, grazie, sono piena di energia ultimamente. Fatto interessante è che lei compare anche nel film Forever Friends. Non so perché compaia, ma c'è. Meno male, sapere che stai bene è un sollievo per tutti noi. Ricordati che per qualsiasi cosa puoi chiedere a me, Isabella. Fra l'altro, Summer, sei stata davvero incredibile l'altro giorno. Perché non ci racconti come hai fatto a salvare Isabella? E in effetti sono rimasta colpita anch'io. Come ci sei riuscita, Summer? Summer, tutto bene? Oh, scusate, mi stavo pensando ad una cosa. Dicevate? C'è qualcosa che non va oggi, sembri piuttosto distratta. Lo è. A dire il vero, riguarda un certo sogno che ho fatto stanotte. E anche a me succede, l'altra notte ho sognato di diventare un cane. Intervento utilissimo. Ecco, nel sogno mi trovavo da sola in un luogo molto strano. In teoria non avrei dovuto riconoscerlo, ma mi sembrava piuttosto familiare. Subito dopo perdo la calma e inizio a prendermela con qualcosa. Caspita, che sogno spaventoso. E sai dirci anche chi è questo qualcosa? Il sole nero. Il sole nero, hai detto? No, mai sentito nominare. È quello che pensavo anch'io, ma questo nome mi ricorda qualcosa. Mi sento come se nella mia testa siano presenti i ricordi di qualcun altro. E se ciò che è capitato ad Isabella stia succedendo anche a me? Non è la stessa cosa, credimi. Potremmo provare ad indagare su questo sole nero, che dite? Sì, è un'ottima idea. Ma la prima cosa sarebbe da cercare su internet. Perché da dove inizia ad indagare? Magari non significa niente, ma se non indaghiamo non sapremo mai la risposta. Esatto. E poi, i detective Yo-Kai aiutano sempre chi è in difficoltà. Lasciate che vi aiuti anch'io, vi prego. Ormai. Iniziamo questa indagine allora. Forse mia nonna conosce questo sole nero. Forza, andiamo da lei. Sole nero è una canzone di Piero Pelù. Al massimo tua nonna può conoscere quella. Tu che ci fai più? Stai a guardare lo stagno? Probabilmente sì. Io quel cane lo abolirei comunque, mi dà un po' fastidio. Salve ragazzi, vuoi sapere qualcosa? Vorremmo chiederti informazioni riguardo una cosa. Lei ha mai sentito parlare di un certo sole nero? Il sole nero, hai detto? Sì, in effetti questo nome non mi è nuovo. Dici tutto quanto allora, per favore. Ricordo di aver letto qualcosa in una pergamena della nostra famiglia. Ma c'è un problema purtroppo. E di che genere? Anni fa l'archivio andò a fuoco e molte pergamene furono totalmente bruciate. Ma è terribile! Nelle pergamene restanti non ci sono riferimenti ad un sole nero. Ah, se solo quell'incendio non fosse mai scoppiato. Cosa
Cosa potremmo fare ora? L'incendio ha fatto terra bruciata praticamente. E se prelevassimo la pergamena prima dell'incendio? Vedi, Katie è tutta coccia. Che intendi dire? Non è ovvio, dobbiamo tornare nel passato a cercare la pergamena. Hai ragione, nella vecchia Val d'Oro alta la troveremo di sicuro. È vero, ci basterà fare il portale e il gioco è fatto. Potremmo chiedere a Perla. Anche lei appartiene alla famiglia Skies. In teoria, Perla potrebbe benissimo essere la nonna di Bruno. Il collegamento ci starebbe tutto. Ma non è lei, comunque. Molto bene! Aspettaci, Val d'Oro alta del passato! Stiamo arrivando! Certo, dovrebbe avere oltre 100 anni la nonna per far sì che siano collegate le due, siano la stessa persona, però non importa. Wow, chi è lei? Signore cowboy! Chi è? Dice mezze parole giapponesi, mezzo in inglese, e tra l'altro l'inglese ovviamente si scrive con il kata, e lo leggo benissimo il kata. Ah, i tesori quindi, signore. Ok, la foto di un tesoro. Cos'è quella persona? Ok, mi stai dando le foto. Bello, polipo. Mi ha dato le foto dei tesori nascosti in giro per il mondo. Tra l'altro, prima di andare nella Val d'Oro del passato, potenziamo gli orologi al rango B. Vai, che bisogna fare? Alcuni materiali. Ci servono uno scettro mitico, scudo bitorzoluto e delle fragole reali. Ma le fragole reali che c'entrano? Vuole mangiarle probabilmente. Per lo scettro mitico devo andare a Yokai World, mentre per lo scudo bitorzoluto devo fare il baratto di Nacho. Andiamo quindi su migliore e poi su Crea. Andiamo sugli scudi, scudo bitorzoluto. Ho fin troppi materiali, facciamolo. Cavolo, 2160 yen. Ah, che seccatura. Vabbè, quindi devo andare prima a Yokai World. E va bene. Ah, questo però sarebbe da farlo per equipaggiarlo poi ai miei yokai. Ah, vedi, però devo farne di più potenti. Ok, ok. Grinderò un pochino prima di concludere il capitolo. Che bisogna fa? Qui non l'ho aperto, no. Bene, traspeccore è aperto anche qui nel caso voglia usarlo un'altra volta. E qui dentro dovrebbero esserci diversi yokai. Che però non ci sono più perché forse non è notte. O forse, non lo so. Prima era pieno, ora non ci sono più. Sì, c'erano per colpa di Nonna Oscura, però pensavo ci sarebbero rimasti, sai. Ma non ci sono. Bentornati ragazzi, vi do il benvenuto alla residenza Mount. Salve Spiritomo, per caso Alistair è in casa? Al momento no, è uscito poco fa per cercare quello yokai. Quello yokai credo di aver capito a chi si riferisse. Se non ricordo male si tratta di uno yokai che ruba l'anima degli umani. La madre di Jack e la sorella di Alistair sono cadute vittime di quel mostro. Già, e da quel giorno non hanno smesso di cercarlo per tutta la città. Mi chiedo se Jack e gli altri stiano bene. Non preoccupatevi, sono ragazzi in gamba, se la caveranno di sicuro. Oh, siete voi, che sollievo rivedervi! Ma tu sei Susanoo, che ci fa qui? Non dovresti essere con Jack? Non c'è tempo per le formalità, dovete venire con me, di corsa! Non dirmi che Jack e gli altri sono in pericolo. No, però poco fa sono andati oltre il ponte della città e hanno incontrato quello yokai! Cosa? Ma è terribile, sono stati catturati? No, dovrebbero essere al sicuro, ma se li trovasse per loro sarebbe la fine. Per questo ho bisogno di voi. Da solo non sono in grado di sconfiggerlo. Ma certo che ti aiuteremo. Forza Summer, andiamo. Susanoo, mostraci la strada, non c'è tempo da perdere. Ah, però andiamo in giù, non andiamo in su. Pensavo saremmo andati di qua e non di qua. Va bene, fa nulla. È uguale alla fin fine. Mi sta bene. Ah, no, ma non è vero, sono ancora qui fermi. Questa è una bugia. Presto Jack, sono io che watch per chiamare qualche yokai. Non posso, Alistair, l'orologio non dà segni di vita purtroppo. Ma che? Proprio adesso doveva smettere di funzionare? Forza, yokai watch, rispondi alle mie chiamate, ti prego. Senti che risatina. Bello.
Eccolo, è lui il mostro! Io sono Mortal Volpe, piacere di conoscervi, umani! Tu sei quello yokai terribile che ha rubato l'anima a mia madre! Dannazione, se solo potessi usare il mio yokai watch! E voi vorreste farmi paura? Siete solo un accozzaglio di deboli! Che cosa hai detto? Hai capito bene, non potete niente contro il mio potere! Vi divorerò! Forse ha ragione lei, non merito di possedere uno yokai watch! Ehi tu, Jack non è affatto un debole. Veramente ha detto che tutti e tre siete deboli, quindi non solo Jack, quindi calmina, eh. È solo un po' fuori forma. Dovresti considerarti fortunata piuttosto. Perla, non devi forzare troppo la mano, Jack. Ci siamo noi qui ad aiutarti. Ferma, cosa hai intenzione di fare? Anche se sono solo una ragazzina, posso sempre contare sulla mia magia. Oh, davvero? Quindi saresti una specie di maga in miniatura? La tua anima deve essere notevole allora. Bene, ci sono. Che fine pessima. Ragazzi, tutto bene? Ma voi siete i detective yokai? Che cosa ci fate qua? Oh, sembra che ne siano arrivati altri. Di bene in meglio per me. Ehi, deve essere lei il mostro che ruba le anime. L'hai appena visto. Perla, mi senti? Riprenditi, amica mia, ti prego. Perla, che ti succede? È molto semplice, ho appena rubato la sua anima. Interessante il taglio che porta sulla testa. Molto peculiare, direi. E pensate un po', ho una fame da volpe. Le volpi mangiano poco, quindi che cosa è una fame da volpe? Ora tocca a voi, mocciosi! Ha una bocca sullo stomaco, sulla pancia, insomma, fa schifo. Non è meglio di quella che c'era dietro la testa, comunque. Quello yokai è un po' meglio. Almeno non la vedi. Cosa c'è davanti alla faccia? No, puntamela, scusami, eh. Oddio, possiamo fare... Che succede se entro? Ah, fa un po' male se entro. Un po' tanto male se entro. Allora. Ok. Perfetto! Oh, bonus esperienza, così mi piace. Difesa totale! Perfetto! Me la punti, grazie. Vai! Te l'ho spostata, scusami. Dovrei cambiare io il personaggio. Andiamo un po' su scambio, mettiamo Nate. O meglio, Link. Sì, con Summer, grazie. No, gli yokai stanno bene. Sì, quello posso attaccare a distanza mentre lei fa quel campo malefico. Vieni, Tri. No, mi ha rubato tutto quanto, mi ha rubato, strano. Ma per un attimo sembra che non le stessimo facendo niente. Oh, ma certo che tira degli attacchi, dai, che fanno paura, eh. Andata comunque. Oh, ma certi attacchi ha tirato due botte tremende dato a Tri e a Gilidador. Boia. E allora? Sconfitto, non era tanto difficile, dai. Vabbè, forse per noi, per Jack, sì. Beh, già impiti di nuovo. Ascoltami, Mortal Volpe. Restituisci subito l'anima a Perla. Stai scherzando, spero. Ormai la sua anima appartiene a me. Non è vero, restituiscigliela. Altrimenti te la farò pagare. Come osi parlarmi in questo modo? Sei solo un debole insulso umano. Io sono debole. Ho già perso troppo tempo qui. Me ne vado. Addio, mocciosi. No, è riuscito a scappare. Oh no, e si è portata Perla dietro. Ma cosa? No, Perla. Bene, vediamo se riuscite a trovarmi, bambocci. Vi aspetterò, Yokai World. O avete troppa paura? Dannazione, ci è sfuggita. Però
Ha detto che ci aspetta Yokai World. Cosa avrà voluto dire? È tutta colpa mia. Non sono stato capace di usare lo Yokai Watch. Ora calmati, Jack. La priorità adesso è trovare Perla a tutti i costi. Sì, credo che tu abbia ragione. Dobbiamo pensare ad un piano, e in fretta. Avete qualche idea? Per il momento andiamo alla villa. Là potremo parlare con più calma. Ci hai detto di andare nello Yokai World? E dato che noi non possiamo andare nello Yokai World senza un aiuto, sicuramente verranno in nostro soccorso gli amici di Shuten Doji. Questo è il nome della banda di Shuten Doji? Oppure Shuten Doji e i suoi? Un nome che suona orecchiabile comunque. Vediamo un po' il da farsi allora qui alla villa. Ah, ma ci sono un po' di oggetti qui che si sono riformati nel frattempo. Come la polvere. Invece di riformarsi la polvere qua si formano gli oggetti. Bene. Allora? Bene, ricapitoliamo. Morta la volpe, cerco di attenderci a Yokai World. Se tutto va bene, insieme a lei troveremo anche Perla. Però? Yokai World, eh? Sappiamo già come raggiungere questo luogo? Dovreste, ma non lo sapete in realtà. A proposito, ragazzi, per quale motivo siete tornati qui? È vero, non abbiamo avuto il tempo di spiegarvi tutto. Già, ci servirebbero delle pergamene, che solo Perla, ovviamente, può sapere dove sono nascoste. Ma guarda caso, Perla è scomparsa. Ora capisco. Quindi sareste qui per incontrare Perla, ho capito bene? Sì, ma non avremmo mai immaginato che sarebbe successo tutto questo. Vi chiedo scusa, è stata solo colpa mia. Se avessi usato lo Yokai Watch, ora Perla sarebbe qui con noi. Stai dicendo che non hai potuto usarlo? Esatto, si è bloccato di colpo poco prima dello scontro con Mortal Volpe. Beh, questo è molto strano. Forse si è rotto? No, il motivo è un altro in realtà. Ecco, potevi dircelo un po' prima, sai. Che cosa intendi dire, Spiridomo? Oh, è oltremodo semplice, signorino. Il fatto è che al momento Jack non è ancora forte a sufficienza. Ma allora, l'altra volta come ha fatto? Forse perché era potenziato e quindi non è forte di spirito lui? Non preoccuparti, se collaboriamo riusciremo a risolvere il problema. Esatto, adesso il tuo orologio è la massima priorità, Jack. Bene, torniamo nel nostro presente. Forse non ha una soluzione per noi. Beh, veramente vorrei andare nello Yokai World e prendere lo scettro per il rango B. Questa ripresa così, no? Non ricorda per caso uno dei segreti? Sì, uno dei tesori. Questo è uno dei tesori, ma come faccio a prenderlo? Eccolo, eccolo. Proprio davanti al quadro. Vediamo un po' sta casa. 30 bambole di fuga. Quindi ho capito, non ti dice proprio dov'è il tesoro, ma più o meno. Perché non mi fa andare con Trustback? Forse devo incontrare qualcuno qui davanti al portale? Eh sì, ma non ha... Ma scusami, perché devo andare con loro? Molto strano, comunque. Mi chiedo se mia nonna sappia che è davvero qualcosa su Yokai World. Cercate informazioni su Yokai World? Beh, potete sempre chiedere a noi. Che cosa? Quindi viaggiate nel passato e non ci invitate. Che maleducazione. Shuten Doji, abile guerriero. Che cosa ci fate qui? Rispondete. Cos'è tutta questa ostilità? L'ultima volta siamo stati addirittura alleati. Qual è il vostro vero obiettivo? Il nostro obiettivo, dici? Non è ovvio? Vogliamo la vostra ascia degli oceani, che domande. Puoi scordartelo, non te la consegneremo mai. Immaginavo questa risposta. Abil guerriero, procedi pure. Certo, mio signore. Bene, umani, fatemi sotto. Ma non possiamo qui, c'è la gente. Vedranno dei bambini che fanno delle mosse strane. Ah, doppia. E ora sono più forti, ovviamente. Vabbè. Wow. Volevi, eh? Ritenevi importante. Ti pensavi che facessi prendere te? Oh.
Bene, oggetto raro. Oh, devo assorbirti un po' di energia, scusami, vieni qui. Grazie, eh. Mamma mia. Vieni Bruno, vieni. Eccolo qua. Bene. Beh, un po' di male ho fatto a qualcuno. Non so a chi, ma a qualcuno l'avrò fatto. Vai, Shuten Dodge sta quasi per andare. Mamma mia, cattivo. Vediamo un po', persone. No, scambia Gibanian con Gilgador, perfetto. Vieni Call. Nishuan Wu ovviamente. Bello. Ok, non serviva, ma non serviva, però è stato fighissimo. Bello. Oddio, oggetto raro. Insomma, potevamo farne a meno. Cioè no, oddio, no, veramente no. Ci servono le sfere. Abbiamo perso di nuovo a quanto pare. Già, sembra che la loro forza sia aumentata ancora. Proprio così, ormai siamo troppo forti per voi. Arrendetevi! Sì, credo che abbiate ragione. Per questa volta ci ritireremo. Cosa? Vi ritirate sul serio? Esatto, ma non solo. Su, prendete questa. Yokai World P. Ma... quella è la chiave per aprire il portale che conduce a Yokai World. Perché ce la stai consegnando? Non è ovvio? Sto solo cercando di aiutarvi. Cosa sono quelle facce? È normale aiutare qualcuno in difficoltà, no? Non gli spieghi sto grande piano? Bene, ora posso considerare saldato il mio debito. Andiamo, abil guerriero. Pensavo tipo gli dicesse... sai, vi lasciamo prendere tutte quante le spade per poi rubarvele alla fine, sarebbe stato più veritiero. Però in realtà era solo per il debito che l'hanno salvato, eccetera. Wow, stento a credere che sia stato proprio lui a darci la chiave. Avete visto? Ha detto che è venuto fin qui solo per ricambiare favore. Ricambiare favore? Tutto ciò mi sembra un po' strano. Abbiamo salvato, quindi è normale. Beh, questo ora non ha importanza. Adesso abbiamo la chiave, no? Però è interessante che loro non siano tanto forti. Perché se no Doketsu, abil guerriero, avrebbe potuto sconfiggere Arachnia da solo. Strano. O anche Alphonse trasformandosi poi di nuovo in Shuten Doji. Quindi non sono così forti, dato che poi li abbiamo anche sconfitti, e questo conferma. Però è molto strano. Si presentano come super forti, super incredibili, e poi vengono battuti due volte da dei mocciosi. Boh. Ma torniamo al capitolo, che comunque sia ora stiamo anche per concludere l'episodio. I detective sono incredibili. Hanno trovato la chiave per Yokai World. Già... Alistair, secondo te un giorno riuscirò ad arrivare al loro livello? Eh? Cosa intendi dire? Se non imparo ad usare lo Yokai Watch, non vi sarà di alcuna utilità. Devo migliorare a tutti i costi se voglio salvare Perla. Jack. Forse stai pensando troppo, perché non provi a rilassarti? Come? Hai capito bene, devi liberare la tua mente da tutti questi pensieri. E poi, i tuoi amici sono sempre al tuo fianco. Puoi contare su di noi sempre. Alistair, io non ho uno Yokai Watch e ciò mi sprona a dare sempre tutto me stesso. Non credi che sia meglio impegnarsi per migliorare invece che autocommiserarsi? Hai proprio ragione. Prima stavo pensando troppo e ho perso di vista l'essenziale. Ma ora ho capito. Noi riusciremo a salvare Perla insieme. Così ti voglio, ora sì che ti riconosco. Ehi, voi due cosa fate lì impalati? Forza, è ora di andare a Yokai World! Un'avventura nuova ci aspetta. Ha preso la rincorsa.
Concluderai l'episodio qui, nel prossimo metterò piede nello Yokai World e completerò anche la missione del rango B, che mi serve appunto lo scettro mitico che si trova nello Yokai World. E vorrei anche farmare, perché se non farmo non si va avanti. Comunque sia, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi, ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!